Benvenuti in Amada, sono Luca Mulazzi ed oggi svesto i panni del software leader e divento il vostro autista accompagnatore in un viaggio presso i nostri clienti, clienti Amada. Normalmente visitiamo i nostri clienti in maniera professionale e non abbiamo mai il tempo di farci raccontare le loro esperienze. Oggi vogliamo creare un nuovo format, entrare all'interno delle officine, fermare il tempo, sederci comodamente su un divano e farci raccontare le loro storie. Benvenuti a Storie di Lamiera. Benvenuti ad una nuova puntata di Storie di Lamiera. Oggi il nostro viaggio torna in Emilia Romagna, in provincia di Reggio Emilia, a Correggio, e andiamo a conoscere una nuova storia, la storia di Officine Pollastri. Officine Pollastri nasce nel 1978 a Carpi come piccola realtà artigianale con il nome di Fratelli Pollastri sotto la guida di Massimo e Giuliano. Negli anni 80, con il trasferimento a Correggio, il nome venne cambiato in Officine Pollastri per indicare la fucina dove nascono opere di qualità. Un cambio che ha dettato l'inizio di un percorso imprenditoriale in costante crescita e che oggi identifica una realtà d'eccellenza per la realizzazione e la fornitura di manufatti di carpenteria metallica industriale, dedicati per lo più al settore dell'automotive, della movimentazione a terra, del settore agricolo e degli allestimenti speciali per trasporto disabili. Il costante aggiornamento e l'adozione di tecnologie all'avanguardia rivolte alla forte automazione dei processi produttivi ha permesso a Officine Pollastri di evolvere la propria attività ampliando le possibilità di produzione. Nella nuova sede di 4.200 metri quadri inaugurata nel 2006, il parco macchine è stato completamente rinnovato per ottenere il massimo delle prestazioni. Il nostro salotto Amada l'abbiamo arredato e siamo entrati nell'area produttiva di Officine Pollastri e vi presento gli ospiti che sono qua con me oggi. Saluto Massimo Pollastri, CEO di Officine Pollastri. Ciao, salve Massimo. Luca, salve. E Licio Pollastri, direttore generale di Officine Pollastri. Ciao, ciao Licio. Luca e benvenuti. Grazie mille, grazie per averci accolto e aperto le vostre porte e l'area produttiva di Officine Pollastri. Voglio partire subito con questa vostra storia di lamiera, con la storia dell'azienda. Una domanda che faccio a Massimo: raccontaci un po' come, da quando è nata, come è nata e perché è nata Officine Pollastri. Officine Pollastri nasce tanto prima del 76, quando noi abbiamo aperto l'attività nel 78, però detta come una cosa che si può dire costruire un'attività, mio fratello, che è più anziano di me, aveva cominciato ad attirarmi in officina anche prima del 78. E io ho cominciato con lui un'avventura che negli anni 80-82 si è cominciata a consolidare prendendo macchine da lamiera e andando anche a fare un prodotto finito. Nell'87, fine 87, primo 88, abbiamo incontrato Amada in una fiera a Milano e di lì abbiamo cominciato un rapporto, un fidanzamento che ci ha portato a oggi, dopo tanti anni, a essere ancora insieme fidanzati, mai sposati ma fidanzati da sempre. Io amo dire le cose che sento, ma quelle che provo, ma più che altro quello che provo insieme ad altri. Quindi Amada con noi si è sempre rivolta come un utilizzatore progressista e ci siamo portati a oggi a pensare che con loro riuscivamo a fare un binomio per quello che sarà il futuro. Difatti con il precedente, che è onorario dell'Amada, abbiamo avuto anche una riflessione nel 2018 quando comprai la macchina che adesso stiamo utilizzando, che è il 9 kW. Amada sicuramente ha come principio, nella sua umiltà, perché il giapponese è una persona molto umile,
ha sempre dimostrato nei nostri confronti una netta sensazione, ci ha dato sempre la sensazione di essere con noi tutti i giorni che noi siamo qui in azienda, e cioè l'espressione di quello che ti dà non solo la meccanica, ma anche quello che è la filosofia del futuro, e con loro penso e spero di continuare ancora a farne parte. Hai raccontato sicuramente una grande storia, un fidanzamento, come il termine che hai usato te, che sta andando avanti da tanti anni. Questo fidanzamento sicuramente ha portato a tante evoluzioni nell'azienda, e volevo fare una domanda a Licia. Officina Pollastri quindi da tanti anni ha questo grande rapporto con Amada, e questo rapporto l'ha portata a concentrarsi su quale tipo di lavorazioni che fate qua in azienda, in Officine Pollastre? Intanto, collegandomi a quello che raccontava Massimo, mio papà, è uno dei miei primi ricordi in azienda, perché io ci sono nata in azienda, è quando lui mi dava gli scarti della prima punzonatrice Amada, e quindi io sono cresciuta usando al posto dei giocattoli da bambina, con tutti gli scartini, quindi pezzi rotondi, quadrati, rettangolari, che poi io mi prendevo e andavo nelle altre zone dove avevamo i prodotti finiti e andavo a giocare lì, e quelli erano i miei giochi da bambina. Quindi io sono cresciuta respirando ferro e toccandolo con mano, sempre guardando queste macchine nere e rosse di Amada. Noi siamo carpentieri, proprio nel vero senso della parola. Noi ci occupiamo di un prodotto finito di carpenteria in ferro, quindi noi principalmente tagliamo DD11, S235, materiali strutturali. Ci siamo e tagliamo, pieghiamo inox, ma non lo saldiamo perché non siamo strutturati. Ma ci siamo sempre concentrati, ecco, in un concetto di carpenteria a 360 gradi. Quindi poter fornire un prodotto completo di tutte le sue lavorazioni, quindi il taglio, la piega, la parte di macchine utensili, di saldatura, di sabbiature e tutti i trattamenti. Oggi serviamo varie tipologie di settori, l'automotive, quindi tutto ciò che concerne le officine meccaniche, e il settore del movimento terra, cingolati, bracci e tutto quello che può essere legato all'agricoltura, e movimento per disabili, quindi attraverso facciamo pedane strutturali di accompagnamento, servoscale o quello che può essere concerne a questo mondo. E lavapavimenti, lavasciuga, quindi insomma tutto quello che può essere un settore di pulizia, e abbiamo sempre cercato nel nostro modo di essere di ampliare le nostre conoscenze, anche perché attraverso le tecnologie che ci ha sempre fornito Amada nel tempo, siamo riusciti ad evolvere la nostra produzione. E quindi a non fermarci mai su un prodotto standardizzato, e quindi continuare sempre a produrlo nello stesso modo, ma impariamo sempre di più ogni volta che cambiamo una macchina, ogni volta che Amada ci presenta una tecnologia innovativa, ad andarli dietro e quindi permetterci anche di portarci in settori diversi, in produzioni diverse, e cambiare pelle costantemente, che è poi quello che oggi ci richiede il mercato. Sì, prendo appunto spunto dalle ultime parole che hai detto, quindi questo montare la pelle, evolversi, cambiare, quindi una storia molto importante che vi ha portato a toccare tanti settori, a creare nuovi anche filoni di produzione. E Massimo, in questi anni, da quando sei partito con questa storia di questa azienda, cosa hai visto cambiare all'interno del lavoro, sia dal punto di vista tuo diretto, dal punto di vista anche direzionale? Che cosa hai visto evolversi? Ma intanto noi abbiamo cercato di cavalcare quello che è un discorso di esigenze da parte del mercato, perché come terzisti noi diamo una prestazione di servizio, quindi abbiamo cercato di capire che cosa il mercato ci chiedeva, e ci siamo evoluti insieme ad Amada, e devo ringraziare perché negli anni 90 abbiamo avuto anche la possibilità di usufruire dei finanziamenti da parte dell'azienda, quindi ci hanno sempre
anche aiutato sotto un profilo tecnico-finanziario, e con questo oggi posso essere abbastanza tranquillo nel dire che il nostro fidanzamento durerà nel tempo, perché sono sicuro che nelle prossime future nostre novità, e novità da parte di noi come utilizzatori, ma da parte di Amada come produttori, andranno sempre sulla stessa via. Quindi quello che ho visto di evoluzione totale è che l'esigenza del mercato oggi ci impone di dare delle risposte H24, e quello che oggi è il mercato è: si vuole efficienza, coerenza e prezzo. Sono cose che, se li metti un po' insieme, li devi mettere insieme con qualcuno che ti dà la tecnologia per poterlo fare. Quindi oggi penso che Amada, come altri produttori, per l'amor del cielo, però noi abbiamo sposato questa tipologia e questa filosofia perché Amada ci ha dato questa sicurezza negli anni. Una sicurezza, appunto, che hai, ti stai raccontando, e con questi tre capisaldi che Officine Pollastri ha nel suo DNA, e questo fidanzamento che, come dici, andrà avanti per anni, un fidanzamento che deve ogni tanto deve sempre essere nutrito, e voi avete nutrito questo fidanzamento con Amada con l'inserimento di nuove tecnologie, come per esempio la tecnologia di piegatura, tecnologia TC. Come hai affrontato questo ammodernamento del reparto di piegatura, quindi con l'introduzione di ATC? Noi l'ATC ci siamo avvicinati per un termine abbastanza semplice. L'operatore oggi è un operatore da far crescere, da individuarlo tra i giovani, soprattutto tra le persone che vogliono ad avvicinarsi all'ambiente della lamiera. Nel momento in cui l'operatore lo metti di fronte a dover pensare di cambiare l'utensile, di andare a correre dietro alla piega, al raggio della piega, a sapere di cose, di cognizioni che io, che ho fatto anche l'operatore su macchine di questo tipo, anche no, visto che c'è una tecnologia da parte di qualcuno che ti dà l'opportunità di inserire con la pistola barcode il codice e vedere che lui si va a cambiare, perché dall'ufficio tecnico gli hanno dato tutti i dati, si va a cambiare punzone matrice, e questo è sotto tutti gli aspetti una parte positiva al 100%. L'operatore, diciamo, per non sminuire la figura, è un operatore che può essere sì concettualmente istruito per l'uso, ma è la macchina che segue quello che è un discorso di linea del genio. Quindi anche no a non avere l'ATC. E quindi per me è stato anche una buona cosa prenderne un'altra, che dovrebbero, dico la parola dovrebbero perché oggi si sa oggi domani chi è, e nel mese di febbraio abbiamo preso una macchina da 200 tonnellate, da 4 metri, con le stesse caratteristiche di quello che voi vedete. E se ti chiedo tre aggettivi per descrivere HGTC? Tre aggettivi: efficiente, dinamica e intelligente. Poi non direi nient'altro. Ma va benissimo, assolutamente. Se posso dimmi, aggiungere, Nizza, anche queste scelte che noi stiamo portando avanti su anche un'automazione, perché grazie comunque ad Amada e anche tutta la sua parte di software, comunque, che oggi ci permette, tramite il nostro gestionale, di avere direttamente da un 3D poter già avere il programma di taglio, avere il programma di piega, tutto coordinato da un ufficio tecnico, perché comunque oggi un'altra esigenza del mercato, diciamo dalla nostra parte, è quella di attrarre dei giovani. I giovani sono attratti dalla parte tecnologica, da quella che io chiamo creatività tecnologica. Quindi il poter programmare, il poter stare su una macchina altamente efficiente, che ti dà anche dei parametri strutturali che oggi possiamo sfruttare nel miglior modo possibile. Faccio un esempio: tramite anche il V-Factory noi oggi sappiamo la macchina se sta bene, se sta performando, se le dobbiamo fare delle manutenzioni, quando è meglio utilizzarla o meno. Oggi il tema energetico
è molto forte. Oggi noi sappiamo la macchina quanto consuma costantemente in base al carico di lavoro, agli spessori, e noi scegliamo quando la macchina deve fare determinate cose. A questo si segue, poi si viene in questo reparto che è impiega, e quindi questo cosa ci permette anche? Di fare ciò che molti clienti ci richiedono oggi, che sono delle fattibilità a monte. Quindi io devo saper dire ad un cliente, cosa che invece in carpenteria, almeno per come sono cresciuta io, ho sempre visto fatto a posteriori, se io sono in grado o meno di fornire un determinato prodotto prima di farlo. Io sono sempre cresciuta che io ho sempre visto passare dei prodotti, proviamo a farlo e vediamo cosa succede. Oggi invece la tecnologia, e sposando comunque il concetto di Amada e del modo che ha Amada di pensare allo sviluppo del prodotto, noi oggi siamo in grado di fornire questo servizio al cliente, e questo ci permette anche di servire clienti molto strutturati, che altrimenti noi non avremmo nessun tipo di canale per cui arrivarci. Sì, Officina Polastri è uno dei tanti testimonial del concetto VPSS Amada, quindi il concetto della prototipazione virtuale, che è quello che stai appunto accennando te. E questo concetto, questa idea dell'attrarre i giovani, di creare creatività, di invogliare le giovani, nuove generazioni con nuovi sistemi informatici, quindi un occhio molto sulla 4.0, ma che è da anni che Officina Polastri la sta implementando all'interno dell'azienda. Quali sono i vostri obiettivi per il futuro? Il nostro obiettivo sicuramente, attraverso una squadra di ragazzi che hanno voglia, volontà e passione, è creare una struttura tale per cui poter dare al nostro cliente un servizio veloce, efficiente, efficace, di qualità, con un prodotto che sia di qualità dal primo pezzo. Quindi bypassare tutto quello che una volta erano, diciamo, le prove tecniche che si facevano sul campo. Per fare questo noi ci stiamo impegnando sulla digitalizzazione, noi stiamo affrontando proprio un processo di industria 4.0 nel vero senso della parola. Abbiamo tutte macchine che oggi ci forniscono indietro i dati e li stiamo imparando a leggere. Per fare questo ho una squadra di ragazzi a cui io do tutto il mio grazie, perché da soli credo che non si possa andare da nessuna parte. È un grazie comune. Ma insieme si possono fare cose meravigliose, e quando io parlo anche di Amada faccio vedere gli investimenti che faremo nel futuro. La tecnologia, l'automazione, noi stiamo pensando anche di prendere un'ulteriore piegatrice robotizzata Amada. I ragazzi sono entusiasti, vedo che loro vogliono andare per quella strada, perché comunque oggi molti ragazzi sono attratti dalle tecnologie, un pochino meno, diciamo, dalla parte pratica. Quindi vorremmo insieme portare avanti un percorso che possa farli sentire appagati del proprio lavoro. E quindi sappiamo, a volte ci chiedono: ma perché andate in Amada? Comunque ha anche dei costi che sono differenti dai concorrenti. Però io dico, Amada è sempre una scoperta. Ogni anno ci invitano, ci fanno vedere cose nuove, tecnologie nuove. Alla base comunque c'è un pensiero giapponese in cui l'efficienza, e se si parla anche di lean production, è lì dove si va a colpire, e quindi noi sposiamo questo pensiero, e sappiamo che con Amada noi possiamo portare avanti i nostri obiettivi e guardare comunque al futuro, che sarà sempre più digitalizzato, tecnologico, automatizzato. E il sogno di mio padre è vedere un'azienda spenta ma in movimento, e noi stiamo andando verso quella direzione. È un sogno forte che, esatto, che hai, Massimo. È un sogno che ho da tanti anni. Mi sono espresso nel 2018 con il presidente Amada, però è un sogno che spero di riuscire a realizzare prima del declino.
personale. E il sogno del mio papà realizzato da me insieme a tutti i miei ragazzi, che chiamo qui un attimo, e alla mia grande squadra: Veronica, Daniela, Alessandro, Luca, Federico e Marco. Direi che una conclusione nuova di questa storia di Ramiera. Vi ringrazio per questo emozionante racconto di questo fidanzamento con Amada, che andrà avanti per tanti anni insieme alla famiglia Pollastri e a tutto lo staff. Ringrazio Massimo per averci accolto all'interno di Officine Pollastri. Volentieri. Grazie Lisa. Grazie a voi. Vi aspetto alla prossima puntata di Storia di Ramiera. Vi ricordo di seguirci sui nostri social, Instagram, Facebook, LinkedIn e sul nostro sito www.amada.it. Grazie ancora a tutti e alla prossima puntata di Storia di Ramiera. Grazie.